Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo qui per raccontare la storia di Bernadette. Vedete questo indirizzo di posta elettronica in sovraimpressione? Ecco, qui dovete inviare la vostra email, la vostra storia, come Padre Pio è entrato nella vostra vita, come quella di Bernadette. Una giovane donna che sembra avere tutto ciò che si possa desiderare. È l'anima delle feste, sembra pronta a strappare un sorriso, circondata da amici e da momenti spensierati. Tuttavia, dietro questa facciata di allegria si cela un vuoto interiore che nemmeno lei è in grado di conoscere. Facevo un lavoro saltuario che mi permetteva di uscire con le amiche, racconta, prendere cocktail, pagarmi gli ingressi in discoteca. Lei viveva una vita superficiale, ignorando i doni che Dio le ha dato. Nonostante ciò, continua a pregare, andare a messa, ma solo per abitudine, racconta. Pensavo di essere una grande credente perché nessuna delle mie amiche andava a messa. Lei confida con amarezza. La sua vita subisce una svolta drammatica quando entra in un periodo buio di depressione e ansia. Quella che una volta era una ragazza vivace, sicura di sé, ora si sente persa, impotente. Non ridevo, non uscivo, non scherzavo. Andavo a lavorare con l'ansia che mi attanagliava. In questo momento di profonda sofferenza, Bernadette cerca conforto nella preghiera, recitando il rosario ogni giorno e andando a messa ogni giorno. E proprio durante uno di questi giorni, racconta Bernadette, che scopre all'interno di uno dei nostri video, con Un Minuto con Padre Pio su YouTube, infatti lei racconta, mi parlava tutte le mattine Padre Pio attraverso il vostro programma, riconoscendo che lui e il Santo Vangelo diventano per lei una fonte inesauribile di forza e speranza. Anche se la sua ansia persiste, inizia a ritrovare così la forza per poter affrontare la vita. E 3 anni dopo la situazione sembra migliorare leggermente, ma Bernadette sente ancora questo bisogno di una certezza per trovare la pace interiore. Chiede allora a Padre Pio un'indicazione, un segno. La sua richiesta viene esaudita, in maniera inaspettata però. Ero a messa e pensavo, nulla andrà bene. Non mi ha dato il segno. E in quell'istante gli suona il cellulare. Era mia madre che mi diceva che mia sorella era inaspettatamente incinta. Per Bernadette questo è il segno di Padre Pio che le fa capire che non è mai stata sola nella sua battaglia. Oggi Bernadette continua il suo cammino di fede accompagnata dal Signore, racconta, dalla Sacra Famiglia, Maria, Giuseppe e naturalmente anche da Padre Pio. Sa che la strada verso la completa guarigione è lunga, ma è fiduciosa che con la preghiera e la protezione di Padre Pio troverà la pace che ha sempre desiderato e scrive, concludendo la sua email, Padre Pio mi sta portando per mano verso la strada giusta.